Io devo dire la verità, nel mondo del calcio queste cose sono normali, mi sembra anche eccessivo tutto il clamore che si sta dando a questo discorso, voglio dire, il mondo del calcio vive di questi episodi, vive di queste cose, lo fanno i calciatori, lo fanno i grandi allenatori delle grandi squadre, lo fanno gli allenatori delle medie, l'ha fatto Ficcadenti mi pare proprio ieri, Mourinho lo fece dopo il triplete, voglio dire, non mi sembra una cosa del tutto fuori dal mondo del calcio da farne tanti problemi. Io voglio dire, il mister mercoledì è venuto a parlare con me, è venuto a dirmi che lui voleva rassegnare le sue dimissioni da giugno, come poi abbiamo ratificato. Niente, mi ha detto che avrebbe avuto piacere di parlarne di persona anche con il patron, perché il contatto, diciamo, l'inizio è nato con il patron. Poi purtroppo succede, quest'anno ci è successo spesso, le notizie escono ed escono anche abbastanza precise, quindi si è dovuto accelerare un po' i tempi. Mio malgrado, purtroppo il patron l'ha letto dai giornali, quando è arrivato il mister naturalmente già lo sapeva. Oggi abbiamo ratificato e quindi il mister da giugno, da fine giugno, diciamo, quando finirà l'anno del Lecce, non sarà più l'allenatore di questa squadra. Io, per carità, con tutto il dispiacere e anche con la difficoltà in cui la società di Punto in Bianco si viene a trovare, io sinceramente vi dico che capisco che sia anche giusto che un allenatore che ha fatto due stagioni così importanti, ha fatto una promozione in Serie A, costata un po' cara, però ha fatto una promozione dalla B alla A, ha fatto una stagione di Serie A in cui si è salvato, in cui abbiamo speso per fortuna meno, anche se abbiamo dovuto lo stesso chiamare il padron a versare per non dover incappare in penalizzazioni e tutto quanto. Mi sembra quasi normale che voglia mettere a frutto queste due stagioni eccezionali e voglia provare, lasciarsi uno spazio per approdare magari a una squadra più importante, non lo so, più organizzata, con più investimenti da fare, non lo so, questo poi lui mi ha giurato che non ha nessuna squadra, voglio dire, mi auguro che trovi una squadra degna della sua crescita, perché voglio dire, lo abbiamo fatto, l'abbiamo detto anche con i calciatori, voglio dire, un calciatore che fa delle stagioni importanti è difficile da trattenere, vuole crescere ed è giusto che lo possa fare anche l'allenatore. Io voglio dire, capisco, certo mi ha colpito un po' la fretta, perché noi avevamo un appuntamento lunedì con tutto lo staff per parlare del futuro, la fretta mi ha colpito, ma se vado a scavare, a guardare bene i giochi delle squadre che sono libere, si fanno in queste settimane, voglio dire, allora probabilmente è giusto farlo sapere subito, perché sennò poi si rischia di rimanere scoperti, voglio dire, poi mo io non so quali società ci sono a disposizione, adesso c'è il Cesena sicuramente, ci sarà probabilmente il Napoli, il Catania, non so, la Juventus, però voglio dire, non è il Siena, non è un discorso sicuramente che riguarda noi. Io per quello che posso dire, non possiamo noi che ringraziare tutta la città, la società, che ringraziare De Canio, che mi permetto di sottolineare insieme a Lecce ha raggiunto due successi importantissimi. Io veramente di tutto cuore, noi abbiamo parlato anche stamattina quando abbiamo firmato la rescissione da giugno, lui mi ha detto io spero che rimaniamo in contatto, se hai bisogno di qualsiasi consiglio eccetera eccetera chiamami quando vuoi, io sono contento, spero vivamente che De Canio possa realizzare, voglio dire, il sogno di tutti poi gli allenatori, non voglio dire, che è quello di allenare probabilmente una grande squadra, o se ci sarà una media, di passare da una media poi a una grande, non lo so, il discorso
è stato, voglio dire, sarà un discorso suo del futuro. Io dovrò pensare alle sorti della mia società. Da adesso, noi lunedì abbiamo una riunione strategica con la famiglia, per capire con la famiglia e con lo staff, per iniziare a valutare una serie di situazioni che dovremo portare avanti nel più breve tempo possibile, di vedere il progetto, che è un progetto che sostanzialmente va avanti con dei punti fissi che erano già stati stabiliti da mio padre a suo tempo quando ha chiamato Decanio, cioè gli obiettivi principali. L'ho detto anch'io quest'anno più di una volta, lo ha detto mio padre ha anche fatto alcune interviste. Il Lecce è una città di provincia, il Lecce è una squadra di una città di provincia, deve seguire degli obiettivi. Un obiettivo importante è l'autofinanziamento. Noi non possiamo permetterci, l'anno scorso abbiamo versato 11 milioni, quest'anno ne abbiamo versati 2,5, andare avanti così non è più sostenibile per una sola famiglia. L'obiettivo autofinanziamento, cercare di fare progetti come è successo quest'anno, magari ancora meglio, con più Bertolacci, con più Sini, con più operazioni che ci permettano, magari come succederà quest'anno, di prendere i diritti di riscatto, se ci saranno dei controdiritti, di far esercitare controdiritti, provare a riprendere calciatori di questo genere, farli crescere all'interno del Lecce e necessariamente, perché poi succederà, venderli e ricominciare, altrimenti il calcio a Lecce non può andare avanti in questa maniera. Quindi lo sapevamo tutti quanti che il progetto non può essere un progetto multimilionario. Io ho sentito qualcuno che ha scritto di giocatori giovani che il Lecce non ha potuto prendere, e io lo capisco, ma il Lecce può spendere come ha fatto, come ha detto giustamente il mister, può spendere come ha fatto con Vucinic è costato 500.000 euro e l'abbiamo rivenduto. Io spendere 5 milioni per comprare un giocatore giovane non me lo posso permettere, perché ho dovuto sudare 7 camicie per convincere mio padre a tirare fuori 1 milione in più per uno di esperienza come Geda, fargli spendere soldi per giocatori di cui non so ancora la certezza, non lo posso fare. Lo sappiamo tutti, il Lecce deve puntare a cercare di raggiungere il risultato sportivo passando da giovani di riscatto, scommesse come Sini, scommesse come Bertolacci e queste cose qui. Quindi voglio dire, non penso sia giusto. Ho letto, ho sentito tragedie che sono successe, oddio è tutto finito, oddio chissà che succede adesso, oddio la società fallirà, chissà che cosa succede. Mi permetto di dire, noi siamo a Lecce dal 94, nel Lecce calcio. Dal 94 ad oggi abbiamo fatto 6 campionati di Serie B, uno solo siamo rimasti in Serie B, 5 li abbiamo vinti. Abbiamo fatto 9 anni di Serie A, un anno altro lo faremo il prossimo, quindi saranno 10, e si sono alternati allenatori, direttori sportivi, addirittura presidenti. E le cose, bene o male, ce la siamo sempre cavata, quindi non vedo il motivo di queste tragedie. Io penso che sia giusto sperare in un futuro migliore per l'allenatore, in un futuro di successo, e pensare al futuro del Lecce. Basta. Io personalmente pensavo già da un po' che ci potesse essere un'idea di Decanio ad aspirare a qualcosa di meglio, come so che ci sono dei nostri calciatori che aspirano a fare il salto di qualità, perché Lecce non può essere la fine di una carriera, può essere l'inizio, la base, la partenza. Quindi tutto questo sconvolgimento generale, voglio dire, c'è stato per altri allenatori, non vedo perché bisogna essere così catastrofici. Voglio dire, si ripartirà, lunedì faremo una riunione, parleremo del futuro, parleremo di quello che succederà a Lecce e finisce il discorso. Voglio dire, andremo avanti come siamo sempre andati, tutti quanti. Quindi voglio dire, cercherei di dare un po' più di fiducia a chi lavora anche in questo settore, farei l'in bocca al lupo. Ecco, forse era il caso, invece di parlare di perché, per come ha fatto male, non doveva farlo, doveva farlo prima, dopo, durante. Io penso che sia giusto fare l'in bocca al lupo al nostro allenatore, che ha dato tanto a questa società, e proseguire su questa strada. Basta. A voi le domande.